La collaborazione che esiste tra noi fa sì che non dovremmo nemmeno ringraziarci perché ISPRA e CNR vivono, soprattutto il mio dipartimento, che è il Dipartimento Scienze del Sistema Terra, delle Tecnologie per l'Ambiente del CNR, e ISPRA vivono in una sinergia, in un connubio che è inscindibile perché lavoriamo insieme su una miriade di aspetti e di problematiche legate all'ambiente. Facciamo molta sinergia e questo è assolutamente importante proprio perché ognuno con il suo ruolo, ognuno nella sua vision, diciamo, e con la sua missione, svolgiamo un compito assolutamente irrinunciabile, credo, per il Paese. Siamo tutti al servizio del Paese, chi per una serie di controlli ambientali, di ricerche, di attività, chi dal punto di vista della ricerca scientifica, dallo spostamento della frontiera della scienza e nell'attività di trasferimento tecnologico, quindi parlo di ISPRA prima e CNR poi, abbiamo moltissime attività in comune, attività di collaborazione. Non ultimo, stiamo rinnovando un accordo di collaborazione che dura da tanti anni e proprio in questi giorni, a breve, dovremmo arrivare alla firma del presidente Checco de Bernardinis e del nostro presidente Gino Nicolais dell'accordo quadro di collaborazione tra ISPRA e CNR. Che è stato ritardato di qualche giorno soltanto per questioni, diciamo, tecniche, no? Il rinnovo del mandato del presidente De Bernardinis. Stiamo ragionando molto anche col Ministero dell'Ambiente stesso, perché il Ministero ovviamente fa molto affidamento, diciamo, nell'ISPRA, che è il suo organo istituzionale, ma chiede ovviamente il supporto invece di ricerca anche al CNR. Quindi questo nostro ruolo è inscindibile in senso generale. Venendo invece al tema del convegno di oggi, di questo importante evento, le cavità e i sinkhole sostanzialmente sono un aspetto assolutamente importante del nostro paese, non solo a livello mondiale, un tema scientifico importante. Quindi di nuovo ringrazio Campobasso e l'Anisio per questo, perché con le loro attività, diciamo, hanno permesso questo evento su temi che sono assolutamente importanti, perché la formazione di cavità sotterranee, i crolli e le voragini portano, diciamo, a danni nel paese. Oggi come oggi noi, ringrazio quindi non solo ISPRA ma anche il Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine dei Geologi, proprio perché insieme, credo, ad una voce sola stiamo cercando di mandare un messaggio al Paese e ovviamente ai governi, al governo attualmente in carica, per cercare di fare un'azione che è un'azione importante, investire in ricerca e prevenzione piuttosto che intervenire quando le problematiche sono ormai accadute. Noi abbiamo un Paese in cui non soltanto le voragini e i sinkhole, ma anche il dissesto idrogeologico, le problematiche legate ad eventi che chiamiamo ancora estremi, ma che estremi non sono più perché stanno diventando, diciamo, quasi regolarmente la normalità del Paese, cioè avvengono con una frequenza che non può più essere considerata eccezionale. Quindi il Paese dovrebbe investire molto di più in questo e da tempo io ho speso un po' di parole insieme ai miei colleghi del CNR, ma insieme all'Ordine dei Geologi, a ISPRA ed altri, proprio per cercare di portare avanti questo ragionamento e questo discorso. Io spero, credo che nel Paese il Presidente Renzi in particolare ne ha parlato più volte di questo progetto Terraferma, stia ormai arrivando a un livello di maturazione. Speriamo quindi di riuscire a fare altre attività insieme per rendere questo servizio al Paese per la prevenzione della sicurezza idrogeologica, geologica in generale, e quindi anche per questo aspetto. Per l'aspetto delle voragini ovviamente ci sono studi e ricerche. Ringrazio Paolo Messina, che è il direttore del nostro istituto IGAG, che è qui presente e parlerà un po' delle attività che il CNR in parte sta facendo su questo argomento. Noi abbiamo attività geologiche, attività che sono, se vogliamo, più tradizionali e attività molto di frontiera, soprattutto nell'applicazione di tecnologie satellitari, tecnologie di remote sensing che fanno uso, quindi parlo per esempio di interferometria SAR o di altro, per leggere le deformazioni che avvengono e quindi prevenire non soltanto i dissesti in questo senso, ma anche in generale tutte le deformazioni che avvengono nel nostro paese. Il nostro è un paese ad alto rischio e quindi su questo io credo che la scienza, la tecnologia legata poi
al servizio geologico e quell'attività dei geologi sul campo e sul terreno possa rendere veramente un servizio importante al Paese. Per questo io non mi dilungo oltre, vi auguro buon lavoro per questa giornata. Mi tratterrò un pochino, poi purtroppo dovrò lasciare la sala, di questo mi scuso, ma ovviamente sarò sempre presente con l'amico Messina che mi rapporterà poi per il resto il proseguo dei lavori. Vi ringrazio, grazie mille. Grazie.